Un incidente sul lavoro in assenza delle normali norme di sicurezza è di per sé un fatto esecrabile, ma gli eventi accaduti in un cantiere di Punta Marina in via Prora assumono aspetti terrificanti. Un ragazzo siciliano, assunto in nero, cade da un'altezza di 6 metri proprio per la mancanza delle barriere di sicurezza al secondo piano dell'edificio nel quale sta lavorando. Immediatamente il capocantiere, probabilmente dopo un consulto col datore di lavoro, comincia a dare disposizioni per camuffare l'accaduto, ritardando volutamente la chiamata dei soccorsi. Vengono quindi ripristinate le barriere di sicurezza e si chiede al ferito di mentire sull'incidente in cambio di una grossa somma di denaro. Rifiutata la richiesta, si passa alle minacce e si tenta di spostare il ragazzo al di fuori del cantiere stesso, rischiando di aggravarne le condizioni di salute. Al malcapitato viene addirittura rifiutata la chiamata alla moglie. La vittima accetta il ricatto, ma appena lasciata sola con gli operatori del pronto soccorso, chiamati con più di 2 ore di ritardo e istruiti in maniera errata sull'infortunio, racconta la verità. Al quale appunto viene proposto di ricevere in cambio del silenzio, in cambio di un racconto falso, non rispettoso del vero, una somma di denaro che va dai 50.000 ai 100.000 euro. Pensiamo che il ragazzo avrebbe tranquillamente potuto accettare, date appunto le sue condizioni, le sue gravi condizioni economiche. Il ragazzo invece resiste, ma chiede in questo lasso di tempo, dice di non voler accettare questa proposta oscena, chiede però i soccorsi, chiede perché è un ragazzo che sta male, riporterà poi delle lesioni che verranno giudicate in maniera molto grave dai sanitari, chiede di poter essere aiutato, che intervenga del personale dell'ambulanza, chiede di poter avvisare la moglie a casa, non gli danno ascolto e a fronte della rigetto di questa proposta oscena di ricevere denaro in cambio del silenzio, incominciano una serie di messe in scena ad opera delle persone che sono presenti all'interno del cantiere per alterare la vera dinamica dei fatti. Quindi vengono ripristinate le scene dell'incidente, vengono apposti i ganci di sicurezza che guarda caso prima mancavano, quando il ragazzo cade dall'impalcatura, viene messo tutto a posto in modo che ad un eventuale intervento di forze dell'ordine appaia che il cantiere lavora nel pieno rispetto della normativa in materia di infortunistiche e di sicurezza del lavoro. Si cerca ripetutamente addirittura di spostare questo povero giovane caricando la forza su una barella di fortuna per evidentemente portarlo al di fuori del cantiere, ma le persone lì presenti non riescono in questo folle intento e alla fine per fortuna l'intervento nostro e quindi la presenza evidentemente rassicurante della polizia consente di chiudere il cerchio a questa tristissima vicenda che pare riportarci indietro di secoli. Il ragazzo stesso rischia delle lesioni perenni. Questo saranno i medici a valutarlo. La lesione riportata dal ragazzo a seguito della caduta da 6 metri, da ben 6 metri di altezza sono lesioni gravi, lesioni per le quali si è reso necessario il trasporto dell'ospedale immediato del ragazzo con una eliambulanza. Il ragazzo ora si trova ricoverato al Bufalini di Cesena in prognosi riservata e chiaramente poi al vaglio dei sanitari. È chiaro che questi tentativi, tra l'altro numerosissimi, di spostarlo non nel rispetto delle precauzioni, comunque da parte di personale che non ha competenza a intervenire su lesioni così gravi, può sicuramente anche avere delle ripercussioni negative. Questo però saranno poi i sanitari chiaramente a valutarlo, insomma. Quindi una volta accertate le varie responsabilità, le persone coinvolte in questo incidente e nel tentativo di camuffamento, che cosa rischiano? Innanzitutto si è proceduto all'arresto del capocantiere e degli operai che erano presenti al momento del fatto, due cittadini stranieri, un rumeno e un tunisino che chiaramente hanno contribuito a questa messa in scena, a cercare chiaramente di non far emergere la reale verità dei fatti. Queste persone sono state arrestate perché le accuse sono accuse di estorsione, omissione di soccorso, favoreggiamento reale per la violazione della normativa in materia di infortunistica e sicurezza del lavoro e come dicevo appunto missioni di soccorso, soprattutto perché questo ragazzo ha rischiato veramente la vita. Federico Lega per Ravenna Web TV.